buio sul filo della frontiera. Il commissario ci fa fermare su quella barca troppo piena, non ci potrà più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. Ai di da 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 di che l'Italia sembrava un sogno steso per lungo ad asciugare, sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare, sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, c'ha il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare, per riparare questi figli dalle ondate del buio mare, e le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare, e le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma grazie di aver citato il tempo e il freddo per venire qui questa sera, grazie a Don Salvatore Leopizzi che accetta sempre di buon grado i nostri inviti. Ormai li diamo, non sono il sindaco, quindi, ma la cittadinanza onoraria forse. E grazie ad Alessandro Leogrande che ha detto sì in un attimo, no? Gli ho proposto di venire qui questa sera a presentare questo suo libro. Perché la presentazione di questo libro? Vorrei dire perché è un libro che mi è piaciuto molto e presentandolo ho inteso condividerlo con i miei amici, con i soci della Bachelet, con qualche cittadino tagliamese che ha inteso venire. È vero, ma sarebbe semplicistico. Potrei dire ancora perché della storia raccontata da Alessandro Leogrande, almeno quella del processo, sono stato per puro caso in parte protagonista, scusatemi per la voce ma ho avuto un'influenza, avendo presieduto il collegio della Corte d'Appello che ha pronunciato la sentenza di secondo grado su quel processo. È vero anche questo, ma potrebbe sembrare narcisistico. Potrei dire infine che la storia di questo bellissimo libro di Anticipo un giudizio, bellissimo perché scritto benissimo tra l'altro, anche come Salentini ci coinvolge un po' tutti, perché è una storia terribile di emigrazione che noi popolo di migranti dovremmo ben conoscere, ben comprendere, perché è simile anche a tante altre nostre storie. Una storia di povera gente fuggita dall'Albania in fiamme in cerca di un futuro migliore nel nostro paese, nella nostra provincia. Anche qui a Taviano ci sono molti albanesi, qualcuno è in sala, mi fa piacere che siano presenti. Visti la provincia, l'Italia un po' come l'America, nel film, il bel film di Gianni Amelio di qualche anno fa, che si ispirò all'approdo in Italia della nave Flora, ma che è anche evocativo, secondo me, dei nostri trascorsi in fatto di immigrazione. Dicevo, una storia di povera gente, quella descritta da Leogrande, che fuggendo da un paese preda in quegli anni di terribili bande sanguinarie, non sapeva degli accordi italo-albanesi che nel frattempo erano intercorsi e che avevano reso più serrati i controlli nel canale d'Otranto, anche a mezzo di navi della Marina Militare Italiana, e avevano reso molto più pericoloso quel mare e quel viaggio. Anche questo è vero, ma sarebbe riduttivo. All'inizio avete visto che scorrono nel filmato delle parole, io direi sono quasi dei versi, non sono miei, sono tratti dal libro
di Alessandro Leogrande, la storia del re dell'Epiro, che segna quasi una sorta di strada nel mare, direi quasi naturale, che dall'Albania va verso la nostra terra. Allora, perché la presentazione di questo libro? Un po' per tutte queste ragioni, se vogliamo, ma soprattutto perché è giusto, direi doveroso, squarciare il velo della ipocrisia che avvolge il problema dell'immigrazione nel nostro paese e quindi riflettere sulle tante tragedie che si sono consumate e si consumano quotidianamente nel Mediterraneo. Il mare nostrum come nostre ormai sono le tragedie che gli accadono. I morti della nave Cater Rades, quel relitto che avete visto nelle immagini, rappresentano solo una piccolissima parte di quanti hanno perso la vita per fuggire dalla fame, dalla guerra, dalle persecuzioni politiche. Si calcola che siano almeno 18.000 le vittime dell'emigrazione nel Mediterraneo, ma è un numero che pecca per difetto, perché i morti sono molti di più. Gli stati europei tendono a minimizzare su questo e ancora oggi non intendono, secondo me, affrontare con serietà il problema, compresa l'Italia che, pur essendo a sua volta un antico paese di emigranti, ha promulgato leggi inadeguate, razziste, prive non solo di umanità ma di senso comune. Il giudizio non è mio ma è di Corrado Stagliano sul Corriere della Sera. Il naufragio, scrive Leogrande, della Caterrate si costituisce una pietra di paragone per tutti gli altri naufragi a venire, non solo perché è stato l'esito delle politiche di respingimento e della isteria istituzionale che le ha prodotte, non solo perché i termini della questione sono i medesimi, non solo perché con totale cinismo o somma indifferenza una forza politica di governo continua a parlare di blocchi navali del Mediterraneo. Il naufragio della Cater Rades è una pietra di paragone perché, a differenza dei molti altri avvolti nel silenzio, è possibile raccontarlo, anche perché ci sono stati due processi. Dicevo prima che il caso ha voluto che anch'io mi imbattessi in questa tragedia, essendo toccato a me di presiedere la corte che ha giudicato il processo in secondo grado contro i responsabili di questo naufragio. Un processo, l'ha detto subito, molto complesso, costellato di tante perizie anche contraddittorie, durato in primo grado quasi 6 anni, circa un anno in appello. Per quanto mi riguarda, la Camera di Consiglio, che è il momento in cui il giudice si ritira per deliberare, eravamo i 3 consiglieri della Corte d'Appello, durò quella notte 14 ore e mezzo. Entrammo in Camera di Consiglio intorno alle 11, era poco prima delle 11, uscimmo alle 2 e mezzo della mattina dopo. Un tour de force che ci sfiancò anche fisicamente quel giorno, tra l'altro poi senza mangiare, senza tutto questo contorno, diciamo. E qui io non sapevo della presenza in aula di Leogrande, che ho conosciuto stasera fisicamente, anzi però l'ho visto, mi sono ricordato perché c'era in tutte le udienze. È vero che qualche giorno dopo la mia cancelleria mi avvertì che un giornalista voleva avere delle notizie sulla sentenza, per cui risposi a un file che mi arrivò sulla posta elettronica. Poi è accaduto che a distanza di tempo, mentre ero a Roma, mi sono trovato in una libreria, la Feltrinelli, e guardando sulle novità ho visto appunto questo libro, mi ha incuriosito, io non ricordavo più il nome dell'autore, ho visto la quarta di copertina, ho visto che si trattava della Cater Rades, se l'ho comprato, l'ho letto e l'ho divorato in pochi giorni, perché si legge con una facilità estrema, è davvero molto molto bello. E quindi anche per questa sera abbiamo deciso di presentarlo come è consuetudine anche per la nostra associazione. Cosa dire allora di questo libro? Intanto io vorrei vedere dove stanno i collaboratori. Ho scelto 4 amici del gruppo Telenos che invito a salire sul palco, che ci leggeranno alcuni brani, perché la presentazione migliore sicuramente è quella che possono fare loro. Io mi limito a dire qualcosa del romanzo. E quindi vorrei iniziare, di solito si comincia dall'incipit, dall'attacco, dall'inizio del libro, perché si dice che se l'incipit è buono, metà del successo è assicurato. E allora, cominciamo. Fino a quel momento Bardos non aveva mai pensato che il mare potesse essere associato alla violenza. Alla disgrazia sì, all'onnipotenza della natura anche, ma non aveva mai pensato di poter associare il moto delle onde, quella che rivieni sempre soltanto uguale a se stesso, o addirittura la burrasca contro cui nessuno può nulla,
alla violenza dell'uomo, all'irruzione dell'eccezionale nell'ordinario, al sopraggiungere della tragedia, perché nelle tragedie, Savia per sempre saputo, non c'è niente di naturale. Le tragedie sono eventi umani, non sono eventi naturali. Grondano di responsabilità, i fatti, i nudi fatti, hanno a che fare con gli uomini e con le loro organizzazioni, con le banche, con gli eserciti, con gli stati. Ecco, già da queste prime battute si capisce subito che quella della Katerrades solo impropriamente può essere definita una tragedia del mare, perché come scrive Leo Grandi, le tragedie sono fatti umani, non sono fatti naturali, con delle responsabilità precise, con tanto di nome e cognome, e Leo Grandi nel suo libro ne fa tanti di nomi e cognomi. Io sul punto, anche per motivi, come dire, di opportunità legati al mio ruolo nel processo, non dirò nulla e vi rimando alla lettura del libro. Dico solo che la sentenza d'appello ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, tranne alcuni aggiustamenti, che ha visto condannati per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo lo scafista che guidava la motovedetta Xaver Nanik e il comandante della nave militare italiana Sibilla, che si chiamava Fabrizio, si chiama Fabrizio Rodadio. Nel libro è descritta con dovizia di dettagli tutta la vicenda del lungo inseguimento tra le navi militari italiane, prima la Zefiro e poi la Sibilla, e la piccola motovedetta albanese fino al momento fatale. Per avere un quadro va detto che la motovedetta, che aveva una sigla A451, è una piccola motonave di fabbricazione russa, lunga una ventina di metri, con un dislocamento di 56 tonnellate e può contenere al massimo un equipaggio di 10-12 persone. Quel giorno, quel tragico venerdì santo, ad essersi imbarcati su quella nave furono quasi in 120. La Sibilla invece è una corvetta di circa 90 metri, larga 10 metri, con un dislocamento di 1300 tonnellate, 120 uomini di equipaggio e soprattutto a una velocità molto maggiore, molto più grande della motovedetta, mi pare fino a 24 ore. Allora pensate per un attimo a queste due navi, l'una delle quali, la Sibilla, insegue l'altra per impedirle, si diceva, di raggiungere le coste italiane. Due navi vicinissime fino a toccarsi nel mare mosso e con moto ondoso in aumento, come è stato accertato nel processo, mentre il sole tramonta e arriva la sera nel canale d'Otranto. Sulla nave piccola c'erano state un sacco di persone, perché una parte stavano nella stiva e una parte stavano, quindi si vedevano le persone che stavano su questa motovedetta. E allora, per avere un'idea ancora più specifica, torniamo per un attimo al Bardosh, al nostro personaggio. Bardosh Destreva, in fuga dall'Albania, è imbarcato su quella motovedetta con tutta la famiglia, la moglie Casiani, i figli di 9 e 2 anni. Lui, come quasi tutti gli uomini, si trova sul ponte, nella parte scoperta, mentre donne e bambini stanno nella stiva. Ormai si è fatto buio. Il sole è calato ed è sempre più difficile scorgere i movimenti della nave che li insegue. Bardosh avverte che il mare si sta ulteriormente alzando, che le onde sono sempre più grosse e frequenti e che il vento, lo scirocco, non dà pace. Lo scirocco è un vento traditore, capace di scatenare una tempesta in pochi minuti e di concentrare in pochi soffi tutta la sua potenza che nasce a levante. Scende ancora una volta nella stiva, sorride a sua moglie, le dice che ce la faranno, come sempre, e mentre glielo dice accarezza la testa del più piccolo dei suoi figli, che nonostante il trambusto si è assopito. La fronte del bambino è calda. Torna sul ponte, il vento è più forte, ma la nave italiana che li ha inseguiti per un tempo e che molto lungo e che si vedeva da lontano è parso lunghissimo, quasi dilatato. Adesso però non c'è più quella nave. Non si vede né a destra né a sinistra. Bardosh pensa che se n'è andata, come se ne era andata già quell'altra nave,
ancora più grande del pomeriggio. Forse, si dice, hanno deciso di desistere, di lasciarli da soli a combattere con le onde e di farli arrivare a terra con le loro forze. L'Italia l'avrebbero vista, l'avrebbero toccata, ormai ne è convinto. Poi sarebbe anche potuto succedere di tutto, ma intanto il più era fatto. Mentre pensa questo, stringendosi nel giubbotto per ripararsi dal freddo, vede accendersi improvvisamente una luce davanti ai suoi occhi. Impiega un attimo a capire che la sagoma grigiastra illuminata dal faro altro non è che la murata della corvetta che li ha a lungo inseguiti. È ormai a pochissimi metri e non indietreggia. Allora ci stanno venendo addosso, urla, raccogliendo tutte le sue forze. Ci stanno venendo addosso, prova a ripetere urlando ancora più forte. E in quel preciso momento sente una botta tremenda proprio davanti ai suoi piedi, sulla fiancata destra della catera. Bardosh non casca in mare. Ha la prontezza di stringere la prima sbarra che gli capita sotto mano e di rimanerci aggrappato. Pensa subito alla sua famiglia, alla moglie, ai figli che sono nella stiva. Deve raggiungerli a ogni costo. Allora si alza in piedi provando a fare qualche passo, ma proprio in quel momento sente una seconda volta, ancora più fragorosa e violenta della prima. E si accorge di quello che è successo. E si accorge dal freddo improvviso. E sott'acqua, intorno è tutto nero, non riesce a distinguere nulla, qualcosa sembra tenerlo incollato, immobile, qualcosa sembra spingerlo giù, istintivamente si leva di dosso il giubbotto, troppo pesante, riesce a risalire a galla. La catera è completamente capovolta, tutti quelli che erano sul ponte si sono buttati in acqua. Alcuni corpi galleggiano intorno, inermi. Bardosh pensa nuovamente alla moglie. E ai figli nella stiva, a testa in giù, nella motovedetta sottosopra che imbarca acqua, lotta rabbiosamente con le onde per raggiungerla, deve trovarli, deve salvarli, deve salvare Casiani, Britero e piccolo Constantin, ma per quanto si sforzi, per quanto provi a raccogliere nelle braccia tutte le proprie forze, non ce la fa ad avvicinarsi. Lo scafo è alzato in alto. In quel mondo in cui tutto è stato rovesciato da quei due colpi tremendi è davvero tutto irraggiungibile. In pochi minuti scompare. La nave affonda rapidamente e le onde si richiudono sopra di essa. La minuscola cabina in cui la moglie e i suoi due bambini sono rimasti intrappolati ora scende rapidamente verso gli abissi, attirata da una forza oscura nel cuore del mare. La manovra di harassment stringente, un termine inglese utilizzato dalla nostra marina per descrivere quello che doveva fare la Sibilla, questa manovra posta in essere dalla nave italiana quindi termina nel peggiore dei modi. La cater toccata affonda rapidamente col suo carico umano. Saranno 57 i corpi ritrovati nella nave, 24 probabilmente, ma il numero non lo preciso come non lo si saprà mai, sono dispersi. Solo in 34 che si salveranno. La narrazione appassionata del disastro, minuziosamente documentata nel libro, è descritta in maniera assolutamente avvincente, ma estremamente accurata, precisa, per niente enfatica, empatica è anche la descrizione della successiva fase delle indagini, con le testimonianze dei sopravvissuti, l'analisi degli ordini confusi e contraddittori del comando militare, della risposta della squadra navale presente nel canale d'Otranto, delle condotte poste in essere dalla Zefiro e dalla Sibilla. E poi l'esito processuale, perché in questo caso, per la prima volta, forse, un esito processuale c'è stato, e nonostante i tentativi di depistaggio, Leo Grande ne parla nel libro che anche ho fatto, io non ne parlo, ma su questo perché la sentenza davvero non è ancora pubblica, ma vi sono precisi punti di riferimento anche nella sentenza di primo grado. In questo caso, dicevo, diversamente da Ustica, per esempio, i processi si sono conclusi con due condanne. Vedremo cosa dirà la Cassazione, ma va scritto, credo, a merito della magistratura salentina, soprattutto del Tribunale della Procura di Brindisi, se una verità processuale è stata, pur fra mille difficoltà, raggiunta. Ma il naufragio non è solo la storia del naufragio della catera, delle responsabilità tecniche e anche di quelle politiche che lo determinarono. E anche, e direi forse soprattutto, poi magari non diremo l'odore, è la storia delle storie umane che con la catera si sono intrecciate e incrociate.
e la storia anzitutto delle vittime, dei superstiti e dei loro parenti, di chi come Bardoš ha avuto la sfortuna di essere sopravvissuto ai propri congiunti, inghiottiti dai frutti e mai più ritrovati, o di chi come Xiko Mukai, vestita sempre di nero, piange la morte del figlio Zini, disperso anche lui. Sempre presente in aula durante le udienze, questa donna ha visto la sua domanda di risarcimento non accolta, perché a differenza di altri parenti di vittime, non ha potuto dare prova certa della presenza sulla nave del figlio e della sua morte. E anche la storia di chi come il padre di Aliai Hashim, padre di un disperso, invece nel processo d'appello, a differenza del primo grado, è riuscito a conseguire il risarcimento. E ricordo che un giorno questo signore, presente a tutte le udienze, mi fece anche arrabbiare, perché pretendeva di provare la morte del figlio con una foto che lo ritraeva nel cimitero di Valona, accanto a una tomba vuota, con sopra la foto di un giovane che diceva essere suo figlio. E io che cercavo di spiegargli che quella prova non poteva bastare, poteva essere per lui una prova, non per il processo. Poi per fortuna riuscirò a fornire una sentenza di dichiarazione di morte presunta e quindi abbiamo accolto una sua domanda. Ma la vicenda di Hashim mi rimanda anche a un'altra pagina bellissima e struggente del libro di Leo Grande, quella delle tombe vuote del cimitero di Valona. Il cimitero di Valona sorge su una collina ai margini delle città. Lo si raggiunge dopo un lungo saliscendi tra vie e viuzze periferiche. Le vittime della Cater sono raccolte insieme in un'area posta all'inizio della strada del Camposanto. Non ci sono recinzioni né muretti. Sembra quasi di entrare in un parco pubblico. A un certo punto, tra gli ulivi e i cipressi della collina, spuntano allineati in file orizzontali e verticali una sessantina di sarcofagi bianchi, posti su dei bassi basamenti. Su ognuno di essi ci sono delle foto, alcune a colori, altre in bianco e nero, i nomi, la data di nascita e quella di morte, la stessa, identica per tutti. Sono gli scomparsi di Valona, c'è Teferi Sali, la madre di Erman. Sulla sua tomba hanno sbagliato a scrivere il cognome, hanno scritto Sali anziché Sani. C'è la famiglia di Bardoš Bestrova. Sulla tomba di Costandin, il figlio più piccolo, c'è la sua foto a colori, è biondissimo, avvolto in una tutina azzurra. Le date ricordano inequivocabilmente che aveva meno di 2 anni. I bambini, alcuni anche più piccoli di Costandin, sono tanti. Le tombe sono raccolte in 2 ali, a destra e a sinistra. Al centro sorge una specie di mausoleo. Per terra, su un unico lastrone grigio chiaro, sono ricordati uno per uno tutti i morti e l'età che avevano al momento del naufragio. Alle spalle del lastrone, un pezzo di granito scuro posto verticolarmente e sorretto da 2 colonne bianche. E su questo granito appare la scritta Ikt Garnit Mer, Pafund De Yuchuan Garnit Fund Tat Merz, che tradotto vuol dire: siete fuggiti da un terrore senza fine e vi hanno condotto verso una fine terribile. La frase rielabora in chiave decisamente più pessimista un noto detto popolare albanese che recita Mo mirg nun fund, it merch se sagge nun mer ta fund, e cioè tradotto in italiano: meglio una fine terribile che un terrore senza fine. Qui invece pare non esserci un meglio e un peggio, ma solo una lucida, sconsolata constatazione degli eventi. Le tombe sono curate, le erbacce intorno sono tagliate di frequente. I parenti, fin dal giorno dei funerali oceanici, ci vengono spesso, almeno una volta alla settimana. A Valona hanno deciso di concedere una tomba anche ai dispersi, anche a coloro i quali non sono stati mai ritrovati. Per volere dei familiari, i loro nomi non sono stati semplicemente indicati sul lastrone color grigio chiaro posto sotto il pezzo di granito scuro. Per loro sono stati costruiti anche dei sarcofagi e sono stati posti accanto agli altri, a quelli che hanno accolto i cadaveri recuperati dal ventre della motonave. Forse è l'unico cimitero d'Europa in cui, con l'assenso delle autorità locali, sono state costruite delle tombe perché rimanessero vuote.
come se si fossero tradotti in pratica, con il beneplacito della burocrazia cimiteriale, la più astrusa in ogni angolo del globo, gli antichi affanni delle leggende balcaniche. L'antica utopia del ritorno dei morti, del ritorno di chi non può oggettivamente più tornare, neanche sotto forma di corpo spento, se non appunto nei sogni e nella leggenda. Le tombe vuote sono parecchie. Anche su queste sono state avvitate le targhe con la foto, il nome, il cognome, la data di nascita e quella della scomparsa, identica per tutti. Alla sinistra del mausoleo, verso il margine estremo del rettangolo di terreno occupato dal popolo della Cata, c'è anche quella del figlio di Xi Kunkai. Dal 28 marzo 1997, Sico è sempre vestita di nero, non ha mai tolto il lutto. Indossa sempre lo stesso cappotto nero, la stessa maglia nera a collo alto, gli stessi pantaloni neri, le stesse scarpe nere, le stesse calze nere, la stessa borsa nera. Non li leva mai, non se ne separa, neanche quando viene in Italia per seguire le udienze del processo. Minuta, i capelli ormai bianchi intorno al volto tondo e lunario, gli occhiali dalle lenti fumè che nascondono i piccoli occhi castani, segue in un angolo tutte le udienze, senza afferrare il senso di quelle parole in italiano. Se le fa tradurre dal suo avvocato, Engeli Agaci, un albanese che da molti anni vive in Italia e ha uno studio a Roma, ai Parioli. Poi riprende lo stesso traghetto che l'ha portata in Puglia dopo lunghe ore di viaggio, solcando ogni volta nello stesso identico modo il canale d'Otranto, torna a casa. Impiega tutti i suoi magri risparmi in questo atto di testimonianza. L'unica cosa nera che indossa è una medaglietta d'oro. Su uno dei due lati è impresso un ritratto del figlio, quel ritratto che le scende dal collo è lo stesso che compare sulla tomba vuota al cimitero. Zini Mukai, il figlio di Xico, aveva 27 anni quando è morto. Il suo corpo non è stato mai ritrovato. Non era insieme a quelli recuperati dalle stive, è stato risucchiato dal mare. Voleva andare a Milano, raggiungere il fratello più piccolo che faceva il pizzaiolo. In tutti gli anni dopo la caduta del comunismo non si era mai deciso a lasciare il paese. Alla fine l'aveva fatto solo durante la guerra civile. Qui posso anche morire, aveva detto alla madre. E Xico non si era opposta. Aveva sofferto, quasi presentendo qualcosa, ma non si era opposta. Il giorno della partenza dell'ultima nave disponibile verso l'Italia, lo aveva accompagnato alla porta. Avrebbe voluto abbracciarlo, stringerlo a sé, ma il figlio l'aveva bloccata. Porta sfortuna, le aveva detto. Facciamo che è come se stessi uscendo per andare a fare la spesa. Non la salutò, non le strinse neanche la mano. Xico lo vide scendere di corsa per le scale, portava con sé solo il passaporto. Le 100.000 lire italiane. Poche ore dopo, la Catera era affondata. A quanto Xico ha saputo, in seguito, Zini è stato il primo a levarsi di dosso una maglietta bianca e ad agitarla contro la Sibilla, il segno di pace, chiedendo di porre fine all'assurdo inseguimento in alto mare. Sono tante le storie di poveri migranti che sono narrate nel libro. Molte di queste sono descritte semplicemente da quelli che Leo Grande definisce come reperti. Si tratta di appunti, ritagli di giornale, indirizzi, bigliettini che i migranti avevano indosso e che sono stati prelevati dalle tasche dei sopravvissuti o dei cadaveri. Queste parole, scrive Leo Grande, sono pietre, e come se fossero l'ultima fotografia del popolo della Cater Rades. Sono una cartografia di quello che la loro vita sarebbe potuta essere se il naufragio non l'avesse segnata irrimediabilmente per sempre anche da vivi, una vita normale. Una lettera conservata da una donna. Mamma, ti voglio bene, ma voglio bene anche alla nonna con la quale mi devo fermare visto che te ne vai in Italia. Io non voglio venirci, ma se tu dici che devo venirci, allora fai venire con me anche Ania, così giochiamo assieme.
durante il viaggio mandami un bacio. Anch'io lo mando a te. Appunti su un foglio di carta. Per mangiare e controllare su ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, bar, i prezzi sono molto diversi da un posto all'altro, il ristorante ha i tovaglioli e le tovaglie di stoffa. C'è sempre una cameriera che apparecchia e ti mette le posate nel posto giusto. Nei bagni ci sono gli asciugamani e la carta igienica. Quando chiedi il buffet al carrello, chiedi se puoi riempire tu il piatto. Il vino della casa costa sempre di meno degli altri, a volte è imbevibile, altre è buono. Si può chiedere di assaggiarlo pure. Una lettera recuperata dalla giacca di un uomo. Papà. Papà, scusami se ti ho fatto arrabbiare, ma ti prometto che non farò più la cattiva come oggi. Mi sono veramente pentita e vedrai che non farò la promessa. Tu sei il più buono del mondo e ti voglio tanto bene. Il tuo cuoricino che ti vuole bene. Parole notevoli. Uomo, aiuto, dottore, cercare. A Lecce c'è una casa editrice che pubblica vocabolari di albanese. Si può chiedere se vogliono un correttore di bozze o un redattore. La laurea è certificata con atto sostitutivo regolare. Se però vogliono controllare meglio, possono telefonare alla segreteria del dipartimento. Ritaglio di giornale. Ballerina cerca emozioni con uomini pieni di iniziativa. Aurora, trasgressiva, dolce, sensuale, cerca uomini per serate intriganti. Le uova di Pasqua sono al latte fondenti. Il prezzo dipende dal tipo di sorpresa che si trova dentro. Ci sono uova pasquali senza regalo, costano meno. Ma il naufragio è anche la storia di quanti, pochi per la verità, ebbero coraggio e si ribellarono. Come il capitano Luca Fusco della base di Taranto, che nel corso di una riunione degli antiquati della Marina Militare percepisce che si stanno ponendo in essere tentativi di elidere le responsabilità delle navi italiane per addossarle interamente alla motovedetta albanese. Sarà la tesi seguita poi dalla difesa nel processo. Fusco, che aveva sentito quali erano invece gli ordini impartiti dal comando militare alle navi, si ribella e si presenta spontaneamente dal pubblico ministero Leone De Castris per raccontare tutto quanto a sua conoscenza. Se è stato possibile celebrare i processi e anche grazie alla sua deposizione. Una deposizione che gli è costata la carriera, ma che è giusto ricordare. Tanto ancora ci sarebbe da dire di questo bellissimo libro, ma io non voglio tediarvi più di tanto, anche perché dopo di me, adesso darò la parola a Don Salvatore Lovizio e poi concluderemo con Alessandro Leogrande. Chiudo allora come avevo iniziato. Perché questa iniziativa? Per presentare sì il libro di Leogrande, ma anche per ricordare. Per rivolgere un doveroso pensiero ai tanti uomini e donne che, come i migranti della Cater Rades, hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa. 1820 nei soli primi sei mesi del 2011. Un pensiero che, a pensarci bene, è in tutto uguale a quello che potremmo rivolgere noi ai nostri progenitori, a quegli italiani che meno di un secolo fa vissero gli stessi drammi, le stesse frustrazioni, le medesime odissee dei migranti di oggi. Una notte la sentii gemere, sudava freddo, tremava. Cercai di scaldarla e di tirarla vicino, ma all'improvviso smise di tremare. Era morta, morta. Forse perché non c'erano medicine, forse perché il medico non c'era, non so. Forse aveva preso una febbre mortale. Me la strapparono dalle braccia, la fasciarono stretta da capo a piedi, le legarono una grossa pietra al collo. Di notte, alle due di notte, con quelle onde così nere, la calarono giù, in mare. Io urlavo, urlavo, non volevo staccarmi da lei, volevo annegare con la mia piccola. Quel tonfo in acqua non posso dimenticarlo. È la testimonianza di Amalia Pasin, veneta, che nel 1923 partì migrante per il Brasile. Una delle tante storie della nostra emigrazione, ma uguale, terribilmente uguale a quello degli altri albanesi descritti da Leogrande e dei tanti migranti che in tutto il mondo fuggono dalla loro terra in cerca di un futuro migliore.
Non so cosa. Grazie, perché non solo è un libro che fa conoscere, ma fa pensare, fa riflettere, provoca in questo senso. Non è solo una ricostruzione molto puntuale, precisa, ma contiene qualcosa di più. Forse nel mio linguaggio potrei dire che può aiutare a fare un esame di coscienza personale e collettivo, un esame di coscienza a noi che forse siamo abituati soltanto alle notizie flash che passano subito, fatte solo con i numeri, quanti morti, quanti dispersi, quando è cominciato l'esodo. Poi basta, poi non ci si ferma più, si accetta la realtà così com'è. E qui invece non si trovano solo i numeri, si trovano i volti, si trovano le storie, si trovano gli occhi delle persone, gli sguardi, la paura e il terrore, si trovano le madri. C'è una madre che partorisce mentre la nave va giù, il feto non è stato mai trovato, ma è stato trovato poi il cadavere della donna che aveva appena partorito. Quindi sono storie con i nomi, con le relazioni, con le speranze, con le preoccupazioni e con i volti, con i nomi, con le storie delle persone. Noi dobbiamo riannodare il patto di civiltà, il patto di umanità, perché il naufragio non è solo di quella nave, di tante altre navi dopo di quella, fino all'anno scorso, ricordate, erano giorni intorno alla Pasqua, anche quel 5 e 6 aprile del 2011, 250 persone tra somali, eritrei, sudanesi, nigeriani, camerunesi, sfuggiti all'inferno dei lager libici, disse, clandestini che mettevano in pericolo la nostra civiltà, la nostra sicurezza, bisognava respingerli, numeri, ma le storie. Quindi il naufragio è della nostra civiltà, della nostra cultura. Siamo noi che rischiamo di fare naufragio se dall'esame di coscienza e dalla memoria non passiamo poi all'impegno e alla presa di coscienza, che un'altra strada è da percorrere, che dobbiamo insieme, ecco, riannodare quel patto di umanità che ci ha reso nei secoli, come Mediterraneo, culla, si dice culla di umanità, di civiltà, grembo, come culla e grembo era quella nave, doveva dare vita, no? Partorire sulle coste italiane, così pensavano e speravano, a un futuro diverso, invece è diventata tomba. Quindi o culla o tomba, questa scelta dovremmo fare, perché se mettessimo insieme i numeri di coloro che non hanno più volto e nome perché il mare li ha sepolti per sempre, diventa un'immensa tomba il Mediterraneo. Allora, così per andare un po' su un terreno più sicuro di riflessione, che dalla memoria ci accompagni verso un rinnovato impegno personale, sociale, collettivo, istituzionale, a tutti i livelli. Ecco, questo ricordo va proprio all'inizio di quello che fu chiamato l'esodo dall'Albania e poi si è allargato ad altre regioni del Medio Oriente e dell'Africa. 8 agosto 91, e così mi riannodo anche a ricordi personali, voi avete come me tanti ricordi di quell'agosto torrido del 91,
E lo riaggancio, e penso che ve lo aspettate da me, anche alla testimonianza che in quell'occasione ci è venuta da Don Tonino Bello. Nell'inferno dei 20.000 disperati albanesi non ci sono autorità, ma il vescovo Tonino Bello a protestare, lui che non vedeva una turba indistinta, ma i volti dei giovani albanesi, uno per uno, anzi, non proprio loro, ma per trasposizione, lui vedeva i volti di chi li ha generati. Le madri gravide al posto dei figli sul Moro, e ho pensato, dice il giornalista che accompagnava Don Tonino, ho pensato chissà quante carezze su quei ventri in attesa, quante tenerezze a levigarmi le rotondità, quanti baci a benedire l'attesa, chissà, quante parole d'affetto sussurrato su quelle cupole perché arrivasse l'eco del ricettacolo più profondo, e chissà quante scommesse, quante ambizioni e quanti progetti sul frutto di quell'amore gestante. Poi che ne è lo scempio che constatiamo? Gemme spogliate, petali al vento. No, non è giusto. Quei giovani vanno rispettati e amati, uno per uno, come se di ciascuno fossimo madre. Il testo è riportato dal giornalista Renato Brucoli, che aveva ascoltato dalla voce di Don Tonino queste riflessioni, queste amare considerazioni. Esattamente 20 anni fa, l'8 agosto, arrivò nel porto di Bari la nave Vlora e abbiamo tutti, credo, negli occhi quelle immagini di disperazione. E quando Don Tonino arriva, pensava di trovare qualche autorità delle istituzioni. C'è il ministro della protezione civile, quello degli interni. Desidero invocare un trattamento più umano, grida Don Tonino, ma i ministri non ci sono. Sono di Napoli e di Bari, sì, proprio di Bari, ma non ci sono. Fra le autorità solo il sindaco D'Alfino, indaffarato e segnato, non altri. Non ci sono i graduati fra i militari, né i medici del pronto soccorso. Sono al limite di sopportazione i militari d'ordine pubblico. Lamenta del turno di 8 ore, ancora senza cambio, disfatti i salvati dal porto di Durazzo, 3 giorni di viaggio e altri 3 all'addiaccio in condizioni proibitive. Persino l'occhio della RAI si vergogna a riprenderli con insistenza. Anche lo stadio della Vittoria è circondato dal cordone della forza pubblica. Gli albanesi sono nel perimetro ovale del campo di calcio, come i cileni del 73, concentrati nel stadio nazionale di Santiago, non molti al di fuori, contenuti da transenne e da militari di leva. Questo non può d'acqua e di latte, qualche arancia, frutti e cartocci vengono lanciati loro a distanza come fossero animali in gabbia. C'è anche la polizia che di tanto in tanto carica, al minimo sussulto a ogni tentativo di margine valicato. Il limite deve tenere, va evitato l'abbraccio fra i profughi e i pochi accoglienti. Al di là del cordone militare, una bambina di 6 o 7 anni riconosce la sorella più grande, al di qua c'è un limite tra di loro, c'è un confine, una separazione. È in Puglia dal primo esodo, una delle due sorelle. Entrambe vorrebbero varcare lo sbarramento disumano che le contiene. Si chiamano a distanza, si fanno eco, si lanciano baci e tenerezze con il linguaggio dei gesti, accarezzano l'aria, l'una alla ricerca dell'altra, si protendono, vogliono abbracciarsi. Lo dicono supplicanti nella loro lingua che la polizia non può capire. Lo ribadiscono al prete che è al mio fianco, dice il giornalista, il prete sarebbe Don Tonino. Prete, lo chieda lei per noi, lei che porta la croce di legno, come quella su cui è salito Cristo, come quella su cui sarebbe salito di lì a qualche settimana anche Don Tonino, divorato dal cancro allo stomaco, per aver somatizzato gli eventi. Il prete supplica anche egli. Sono sorelle, lasciate che si abbraccino. Come ricordo Don Tonino quando ce ne siamo tornati in auto a Molfetta, in quella sua 500 dipinta di blu, silenti, impotenti, confitti sulla croce, avrebbe detto poi lo stesso Don Tonino, ma non sconfitti. E qualche giorno dopo lo incontrai Don Tonino all'Euca, era
Ferragosto, quindi per la festa della Madonna di Leuca, e mi raccontò con grande disgusto, oltre che con l'amarezza dell'uomo che sente una sconfitta, nonostante che per la fede lui ripetesse: non siamo sconfitti, siamo confitti sulla croce. Però con amarezza e anche così con sdegno ricordava le parole del ministro, allora era il ministro Scotti, era dell'interno, che sul settimanale europeo, avendo saputo che un vescovo del sud aveva protestato anche contro l'inefficienza o il ritardo delle istituzioni che, per il trattamento riservato a queste persone ammassate nello stadio, che il dottorino aveva protestato pubblicamente, aveva invocato maggiore attenzione, maggiore rispetto, maggiore prontezza di intervento, il ministro ebbe a dire, rispondendo a una domanda del giornalista sul pubblicato dall'Europeo: a certi uomini di chiesa, certi vescovi farebbero bene a starsene a casa loro, quantomeno ad aprire le loro case per accogliere questi profughi. E poi bisogna sempre ricordare la preghiera che si recitava in latino: a peste, fame et bello, libera nos domine. E Don Tonino, veramente disgustato, ma come può un ministro della Repubblica, ecco, arrivare anche al limite dell'insulto, no? E dice: la casa mia l'ho aperta, poi aggiunge per lui. Non era uomo di parole, ma di parola sì, manteneva la parola Don Tonino. Quindi avvertì molto la sofferenza di un'umanità abbandonata e respinta. Già allora si intuì quale atteggiamento avremmo avuto anche negli anni a seguire verso coloro che non venivano come delinquenti. La delinquenza poi magari è stata un risultato a volte di altri interessi, di reti, di organizzazioni che hanno poi sfruttato, utilizzato anche questo esodo. E allora il 10 dicembre del 2011, quindi alla fine dello scorso anno, in occasione della giornata dei diritti umani, voi sapete, si celebra ogni anno l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In quell'occasione Don Tonino, l'anno successivo, nel 92, andò a Sarajevo per testimoniare la vicinanza, l'attenzione, la volontà di operare per portare pace anche a Sarajevo, in quella zona martoriata dai conflitti etnici. E fu proprio nel mese di dicembre scorso, Pax Christi, sono qui anche come membro del movimento di cui Don Tonino era presidente, ha diffuso un documento, un appello, una serie che contiene una serie di riflessioni e di considerazioni che può essere utile anche in questa sede riportare brevemente, proprio perché il nostro ricordo, il ricordare i volti, i nomi e non solo i numeri, possa invitarci a sentirci più impegnati, ciascuno per la sua parte, nelle sue responsabilità, nei suoi ruoli privati, pubblici, istituzionali. In Italia purtroppo un lungo elenco per registrare i seguenti fenomeni, siamo qui a ricordare i seguenti fenomeni: la legge Bossi-Fini che criminalizza la povertà per il reato di immigrazione clandestina, la detenzione nei CIE, centri di identificazione ed espulsione, a Bari ce n'è uno, senza alcuna garanzia legale, che può protrarsi per ben 18 mesi, l'assenza di ogni controllo su ciò che avviene all'interno dei CIE, dei centri,
proibito solo i parlamentari forse potevano entrare o possono entrare, adesso non so se col nuovo governo forse qualcosa. Respingimenti in mare, i rimpatri forzati, violazione dei diritti dei minori e di coloro che avrebbero diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico, l'ingiustizia della detenzione e le condizioni subumane, le condizioni di vita e di lavoro semischiavistiche di molti immigrati, specie se clandestini, soprattutto nei settori dell'agricoltura e delle costruzioni. Le gravi violazioni dei diritti dei migranti, appena evidenziate, ci costringono, dice il documento di Pascristi Italia, a porre alcune domande ai nostri governanti. Si pensa forse che i migranti, anche se non profughi e non aventi diritto all'asilo politico, non siano persone e quindi possano impunemente ed arbitrariamente essere privati della libertà personale e del diritto di movimento, e questo solo perché poveri? Abbiamo dimenticato che il popolo italiano è stato un popolo di migranti. Anche oggi esiste in Italia il fenomeno dell'emigrazione. Molti giovani, i nostri figli, soprattutto nel meridione, emigrano per sfuggire alla disoccupazione. La nostra è un'emigrazione, una migrazione di manodopera intellettuale, altamente specializzata. Anche dai paesi africani, i giovani, generalmente più poveri e meno acculturati dei nostri, emigrano verso l'Europa in cerca di una vita migliore. Cosa diremmo noi italiani se gli altri paesi ricchi riservassero ai nostri figli la stessa accoglienza che noi riserviamo ai figli dell'Africa? Perché tanti vivono arricchendosi sulle spalle dei paesi poveri, ma poi si rifiutano di accogliere coloro che fuggono dalla miseria e vengono da noi chiedendo di condividere un benessere costruito proprio sulla loro povertà? E poi, c'è da riflettere anche su questo, in un contesto di così drammatica crisi economica ha senso mantenere il progetto costosissimo, 15 miliardi di euro, dei cacciabombardieri F-35, ne hanno tagliati appena 40, sì, 30-40 ogni giorno. E non è di gran lunga preferibile invece investire con somme di gran lunga inferiori per l'integrazione degli immigrati, cioè investire per la vita e la dignità delle persone? Non sono forse maturi i tempi per umanizzare la legge Bossi-Fini, cominciando per esempio con l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, sul quale diritto si fonda questo reato? Visto che il diritto di libero al libero spostamento delle persone e quello della loro libertà personale sono diritti sacrosanti ed inviolabili della persona umana, alla fine del Settecento già Kant aveva esposto per la pace perpetua, nel terzo articolo, lui elenca una serie di articoli come poter costruire o garantire una pace, pensava alla pace perpetua, che non era quella dei cimiteri, no? Ma nel terzo articolo dice la libertà di movimento delle persone da uno stato all'altro, diritto di visita lo chiama, di visita, che può avere solo un limite quando viene minacciato lo Stato che ti ospita, viene minacciato seriamente la sicurezza dello Stato. Bisognerebbe dimostrare che questi poveri, e la maggior parte dei poveri che vengono da noi, minacciano la sicurezza e la stabilità delle istituzioni repubblicane, no? E però il diritto di visita è fondato su un diritto universale, il diritto che ci rende cittadini dell'unico mondo, cioè il cosmopolitismo illuministico. Dove l'abbiamo messo? L'abbiamo messo da parte, siamo cittadini del mondo, e oggi nell'età della globalizzazione ancora torniamo alle patrie, ai confini, alle subpatrie, poi, perché anche in Italia, no? Cioè la notizia strana di oggi, non so se l'avete, non ho avuto possibilità di approfondirla, al TG3 della Puglia, no? Le notizie regionali, da un'indagine statistica che riguarda le condizioni di integrazione degli stranieri, degli immigrati in Italia, risulta che le regioni italiane dove sono meglio integrati sono proprio quelle che notoriamente sono legate un po' alla cultura leghista e xenofoba. Quindi nel Padano Veneto, nella regione Padano Veneto, sono meglio integrati, in Puglia no. È vero,
Quindi e questo ci deve far riflettere, ci deve aiutare ad andare oltre le parole che noi siamo accoglienti, che noi la Puglia, popolazione, io credo che sì, in realtà nel nostro animo, come cioè, una candidatura al premio Nobel per la pace. Ecco, qui forse devo andare verso la conclusione, a partire da queste considerazioni molto brevi, molto rapide, non dimenticherei, ecco, quella che per Bortolino sarebbe stata proprio una, come dire, una coincidenza provvidenziale, profetica, provocatoria, questa, il naufragio di questa nave della Cater Rades avviene nel giorno del Venerdì Santo. E bellissimi alcuni passaggi in cui quel capitano Fusco che torna dopo aver finito il suo turno di lavoro, rientra, non ha voglia di ritornare subito a casa, allora si immerge nelle stradine del centro storico di Taranto, dove in quella sera, per tutta la notte, fino all'alba, c'è la processione del Cristo morto, lentissima. Io ho visto le immagini di molti di voi, non ho mai partecipato direttamente, però suggestiva, ricca, carica di emozioni intense dal punto di vista religioso, della tradizione, ma come il rito diventa storia, cronaca di sofferenza, come il crocifisso diventa la vicenda di quei crocifissi, come quella morte dell'innocente diventa storia di quella giornata. E come allora dovremmo fare memoria, consentitemi anche un aggancio un po' più personale nella collocazione in cui sono, no, uomo anche di chiesa, cioè come dovremmo fare memoria non solo del crocifisso facendo baciare nel rito le piaghe di Gesù, ma come dovremmo essere attenti a fare memoria di questi crocifissi e di queste condanne a morte e di queste sepolture neppure celebrate, perché poi tantissimi che sono rimasti in mare non hanno avuto neppure la dignità di una sepoltura. E come ci troviamo allora a chiederci se dovessimo anche noi accettare e condividere la mentalità un po' xenofoba o condividere questo atteggiamento di rifiuto, di confini che dobbiamo salvaguardare, di civiltà, di cultura, delle nostre radici, tutti i motivi che non dovrebbero vedere mai i cristiani aderire minimamente. Per difendere le nostre radici cristiane non dobbiamo attaccare gli altri, respingere gli altri, far morire gli altri, tutt'altro. Al contrario, le nostre radici cristiane ci devono portare ad accogliere, a condividere, a riconoscere nel volto dell'altro, povero, straniero, immigrato, senza patria, senza casa, senza dignità, il volto stesso di Dio. Questo è un elemento fondante della nostra fede. Posso avere qualche minuto ancora? Già nell'Antico Testamento, no? nel libro del Deuteronomio, il Signore vostro Dio non usa parzialità e non accetta doni, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama lo straniero e gli dà il pane e il vestito. Amate dunque lo straniero, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Sembra che la storia non cambi. È ancora più forte nel libro del Levitico: amerai lo straniero come te stesso. Io sono il Signore vostro Dio. Amerai lo straniero come te stesso. Quando si dice ama il tuo prossimo, ma chi è il mio prossimo? Allora qui è data la chiave di interpretazione. Se il prossimo è solo quello che mi assomiglia, che è a casa mia o il vicino di casa che condivide la mia cultura, le mie origini, no, il prossimo qui diventa lo straniero. Amerai lo straniero come te stesso, io sono il Signore vostro Dio. Allora a maggior ragione le nostre radici, che sono ispirate a questo grande
evento che ci ricollega al messaggio, alla testimonianza di Gesù Cristo e del Vangelo, e le radici culturali. Noi veniamo dalla cultura greca, poi passata a quella latina e poi via via all'età moderna, l'illuminismo. Se volete ve lo leggo, perché sono rimasto un brano di Platone. Immaginate, dobbiamo andare a resuscitare Platone per riscoprire le altre radici. Quindi noi siamo qui, quello che siamo, quello che pensiamo, quello che abbiamo organizzato come istituzioni, come leggi, come, lo dobbiamo anche a un intreccio di elementi che hanno colori, gusti, sapori e provenienze diverse. Non è questo, qualcuno lo chiama metticiato. Allora qual è la nostra identità? L'identità è proprio la capacità di accogliere la differenza, l'altro, l'alterità, e lì costruire dialogo e cultura e civiltà. Allora Platone nelle Leggi: consideriamo i nostri doveri verso l'ospite straniero. Dobbiamo dire che sono gli impegni più santi. Ogni mancanza verso l'ospite straniero, in confronto di quella che lede i diritti di un concittadino, è gravissima mancanza verso una divinità vendicativa. Lo straniero, infatti, isolato com'è dai suoi compagni e dai suoi parenti, è per gli uomini e per gli dei oggetto di un più grande amore, di un più grande amore. Perciò quante precauzioni dobbiamo prendere, se appena abbiamo un po' di prudenza, per arrivare al termine della nostra vita senza aver commesso nessuna colpa verso gli stranieri. L'ospite è sacro, si dice, ma a volte ci fermiamo all'ospite, quello che invitiamo noi, perché come noi e fa piacere a noi, e no. E l'idea di ospitalità ha una dignità morale nel momento in cui io non scelgo io l'ospite, ma lo trovo, bussa alla mia porta, e non lo considero hostis ma hospes, perché lì dobbiamo proprio ritornare anche a un vocabolario diverso di amicizia. Il nemico viene a rubarci, viene a toglierci. Poi ci sarà anche, adesso non abbiamo tempo, ma la Caritas che dice attenzione, rapporti, le indagini, le statistiche, i numeri ci dicono che non vengono a toglierci ma a darci. Gran parte della nostra ripresa economica anche dovuta, no? E quindi non è un impoverimento, è un'opportunità la presenza di stranieri, di immigrati, e poi opportunità anche culturali. Allora dobbiamo passare, insomma, alla cultura, all'etica del volto, riscoprire i volti, ripartire dalle persone, non dalle catalogazioni, straniero, la provenienza, la cultura, la religione. Lì ci opponiamo, rischiamo di costruire altri muri, altri fili spinati, e facciamo le guerre e prepariamo un futuro pericoloso, di minaccia, la xenofobia. Dalla xenofobia viene l'altro passaggio alla xenofilia. E poi l'altro aiuta a scoprire me stesso. Io so chi sono perché mi confronto con l'altro da me, con il diverso, con me. Questo ce lo dicono anche altre scienze umane, non è il caso qui di citare. Bene, e conclusione, non si può concludere. Siamo qui per dire, è un periodo in cui non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo fare attenzione, perché dalle parole, perché il razzismo, la xenofobia comincia dal vocabolario. Allora dobbiamo cominciare ad essere attenti, persone, volti, nomi, sguardo. Questo deve essere il primo elemento che costruisce relazioni, che costruisce futuro, che costruisce speranza, altrimenti saremmo qui a ricordare ma non a organizzare la speranza. Il grande interrogativo allora al quale dobbiamo rispondere nel silenzio della nostra coscienza, ecco, accetto passivamente che la mia umanità, la nostra umanità faccia naufragio, oppure
mi impegno a costruire giorno per giorno quella convivialità delle differenze, Contorino la chiamava così, il nuovo nome della pace, convivialità delle differenze. È una sfida, è una provocazione, è un mondo che ci chiede risposte. In quale direzione vogliamo andare? Anche se siamo nella crisi economica, finanziaria, ma attenzione, la mia preoccupazione è che sia davvero una crisi morale, etica, di coscienza, di umanità, e a questa crisi, prima e più ancora che a quella finanziaria ed economica, dobbiamo comunque rispondere. Passare la parola ad Alessandro Leogrande, consentitemi di ringraziare la NC Live di Maurizio Pallese per le riprese e Temenos Recinti Teatrali, i ragazzi che hanno letto i brani, ai quali per questa bella cosa ti voglio un applauso. Ecco, colgo anche l'occasione per dire che il mese prossimo recideranno su questo con lo palcoscenico, quindi poi vi faremo sapere con più dettaglio. E adesso l'autore del libro, Alessandro Leogrande, tarantino, vice direttore del Pensiero Straniero, collabora col Corriere del Mezzogiorno e col Corriere della Sera, collabora anche con il Saturno, il supplemento culturale del Fatto Quotidiano, e poi ha scritto un sacco di libri anche sulla mafia locale, ma ha scritto soprattutto Il Naufragio. A lui cedo la parola. Pensare che è difficile intervenire in una serata così bella ed emozionante dopo interventi del genere, e anche perché quando uno vede, come dire, denudato il proprio libro e anche quello che c'è dietro le pagine, non solo le pagine che sono state lette, e si rimane spiazzati. Ma io credo che la questione della Catrinades sia una questione enorme. Cioè enorme nel senso che tira in ballo, e questo ne ho avuto consapevolezza man mano che lavoravo al libro, che l'ho scritto anche portando in giro nelle presentazioni, cioè la consapevolezza che una storia è sicuramente un paradigma di un viaggio dei migranti, di un barcone andato a fondo. È il paradigma di un barcone andato a fondo non per cause naturali, perché anche le morti per cause naturali, come quelle che sono avvenute nell'ultimo anno, siano tremende. E però c'è stato uno speronamento non del tutto casuale, perché prodotto dalle operazioni di respingimento, con dei termini NATO che Tanisi conosce anche meglio di me, abbastanza assurdi nel codificare il modo in cui una corvetta di 100 metri deve dissuadere una carretta del mare in venti dal proseguire il proprio tragitto verso l'Italia, applicando tutta una serie di manovre che vanno dal provocare un moto ondoso per intimorire cose ad avvicinarsi, finanche a una roba assurda che però, come dice la sentenza di primo grado e come conferma la sentenza di secondo grado, è stato fatto. E questa per me è stata una scoperta, come per tutti, perché poi c'è una domanda, no? Che a me ha mosso fin dall'inizio, una delle domande, quindi proverò a dire che cosa c'è alle spalle del libro. Una delle domande è questa: la vicenda della Catrinades, fin da quando è successa nel 97, è stata una vicenda, a mio avviso, spartiacque. Per la mia generazione, che si occupava di immigrazione, è stata una vicenda fortissima, perché per la prima volta c'era un respingimento duro, peraltro è anche un governo di centro-sinistra. E avveniva in un contesto particolarmente caldo, era quello della seconda metà degli anni 90, il nostro rapporto con i Balcani. Però diciamo che a differenza di tante morti e di tante tragedie del Mediterraneo letteralmente risucchiate dal mare, finite nel nulla la sera stessa del naufragio, la vicenda della Catrinades, proprio per il particolare dinamica dell'incidente, è un evento di cui si parlò molto all'epoca. È un evento che fin da subito ha avuto una cosa che chiunque ha seguito il caso, come anche lo stesso giudice Tanisi, ha potuto constatare. Forse è stato, almeno a mia memoria, a mia conoscenza, l'unico naufragio del Mediterraneo degli ultimi 20 anni che ha creato una comunità di sopravvissuti o di parenti delle vittime, che ha portato avanti la memoria e la richiesta di giustizia. In genere, come dire, non solo scompaiono i morti e i dispersi, ma scompaiono anche per un motivo o per l'altro i sopravvissuti, e i naufragi
in genere non si sa letteralmente niente. E se ne parlò molto allora sui giornali, c'è per dire una parte di Aprile di Nanni Moretti che parla della vicenda della Cattedrale, perché il primo governo di centrosinistra è stato responsabile di questa cosa qui. Insomma, è una vicenda che bene o male non è entrata nel dimenticatoio, eppure io che l'avevo seguita anche una parte del primo grado, poi ho riletto tutti i materiali dopo la sentenza di primo grado, sostanzialmente non, se non proprio strettamente gli addetti ai lavori, cioè nessuno si era dato a prendere la briga di dire ma che cosa è veramente successo che ha prodotto il naufragio negli ultimi istanti. Cioè, ok, ci sono due verità contrapposte fin dalle testimonianze della sera. Gli albanesi, ovviamente, che percezione può avere uno che si imbarca su una carretta del mare, sta imbrunendo, vede nel mare, ovviamente, poi non essendoci termini di riferimento, è difficile capire i movimenti di due entità galleggianti, cioè se uno c'è un incidente autostradale, dei termini di riferimento esterni, in base al quale vedi chi va addosso a chi in mare, questa però, ahimè, è anche una delle tesi difensive della Marina, dice loro hanno percezione che quelli stavano andando addosso, in realtà erano loro che ci venivano addosso, e questa è la tesi fin da subito della mia. In una tesi che io posso essere un po' più spudorato di Tanisi e quindi posso stabilire dei paragoni, in una tesi molto simile a quella del famoso cedimento strutturale di Ustica, la tesi che viene formulata la sera stessa del Venerdì Santo è tuttora valida, credo che sia la tesi su cui si farà ricorso in Cassazione da parte dell'Avvocatura dello Stato che difende la Marina, è quella che a un certo punto il conducente, il pilota della Cattedrale scompie una manovra azzardata e suicida, a costa dritta, cioè svolta a destra, e si butta sotto la Sibilla. Gli albanesi invece, i pochi sopravvissuti, dicono da subito che l'incidente è avvenuto perché una montagna, alcuni parlano una montagna grigia, ci è venuta addosso, e però questa montagna grigia non è che è piombata da Marte 5 minuti prima, ci sta inseguendo da un'ora e mezza, nonostante i reiterati tentativi di giustificare, e nonostante, cosa che dico subito e poi su cui tornerò, per quel po' di comunicazioni che si possono leggere tra i comandi di terra e le navi in mare, poi dirò perché ci sono altre comunicazioni che non si possono leggere, ma quelle comunicazioni che si possono leggere dicono che, cioè, fanno evincere chiaramente che fin dalle 4:30 del pomeriggio, il naufragio avviene alle 18:57, quando incomincia l'inseguimento, i vertici della Marina, che da terra governavano, comandavano, comunque istruivano quell'inseguimento, avevano piena consapevolezza del fatto che quella nave ci fossero almeno 50 donne e bambini, e ciò nonostante hanno continuato nelle procedure di harassment. Allora, perché è successo questo? E vanno spulciate le carte processuali, perché appunto spulciando le carte processuali, la sentenza di primo grado poi confermata nel secondo grado e nelle motivazioni che verranno depositate, è un'ottima ricostruzione di che cosa avviene negli ultimi 10-15 minuti, e avviene qualcosa che, insomma, umanamente, ora al di là di quello che un'opinione interna al processo, ma se uno si colloca, come dovrebbe fare uno scrittore, 20 centimetri al lato e osserva con parole anche più semplici, è qualcosa del tutto folle, cioè umanamente, politicamente, militarmente, marinescamente folle, perché nel momento in cui la Cater non vuole tornare indietro, e sostanzialmente non può neanche tornare indietro, perché chi ha consapevolezza di che cos'era Valona in quei mesi, e io ahimè ce l'ho perché ho avuto la fortuna di conoscerlo, era un bagno di sangue. Due giorni prima erano morte 20 persone suicidate nell'arco di una sola notte, e quello sì, è chiaro che poi ridurre e capire quali sono i motivi della partenza ci ho impiegato un libro, perché poi ogni naufragio, ogni viaggio che noi percepiamo come una roba collettiva, arrivano 100 persone, quelle sono 100 esseri, sono 100 volti, come diceva l'osservatore, sono 100 storie umane, sono 100 individualità assolute, proprio in termini kantiani, e non riuscibili all'interno, e quindi hanno anche motivazioni profondamente individuali, ma ciò detto, c'era un'enorme motivazione collettiva che era quello di scappare da una guerra civile abbastanza feroce e in quel momento abbastanza anche anarchica, con delle componenti criminali, cioè uscita fuori dei gangheri, un po' come la guerra civile libica ultimamente, insomma, per intenderci, cioè, le similitudini, poi voglio dirlo, queste sono molto simili tra il 97 e il 2011. Ma che cosa succede di particolarmente folle? Che l'ultima misura che viene attuata,
e questo viene attuata perché c'è una conferma da parte di due gradi di giudizio, è che si tenta di filare un cavo in mare per farlo impiegare nella elica della Carter, che per fare questo si sono avvicinati oltremodo, e che nell'avvicinarsi oltremodo una nave che arrancava sulle onde, letteralmente nel faceva sulle onde, prende, c'è una nave che concentra di questo rapporto, c'è un momento in cui prima volta trattata la Sibille vicinissima è impatta. E questo è un naufragio colposo. In termini processuali non può che essere un naufragio, cioè non può che essere. Poi ci sono voluti 14 anni per difendere, e Tanisi dice ci sono questo libro, è vero, questo libro si può scrivere perché ci sono stati dei processi, perché capite bene che un libro del genere non è che lo puoi scrivere con le testimonianze dei sopravvissuti, con le chiacchiere da bar, con le soffiate di qualche ufficiale che ti dice abbiamo fatto, no, hai bisogno di confrontarti, di fare un corpo a corpo con qualcosa di solido, e qualcosa di solido è il materiale processuale, il lavoro della magistratura. Ma forse è un po' troppo oggettivo dire ci sono state due sentenze, io voglio sentire cose più forti, ci sono stati magistrati come Tanisi e PM come Leonardo Leone De Castris che hanno tenuto la barra dritta in una roba che invece sembrava per certi versi un delirio collettivo, insomma. Perché dico un delirio collettivo? Perché cioè, la domanda è che cosa c'è dietro la filatura del cavo. Io ho seguito due linee nello scrivere questo libro. La prima è quella che un po' è stata detta, cioè a me interessava provare a raccontare un Titanic dei poveri, cioè dare la dignità del racconto del Titanic, ho detto un po' più volgarmente della Costa Concordia, a cui abbiamo dedicato fiumi e ore di giornali, inchiostro e ore di cose, tonnellate di pixel di computer, dare la stessa dignità agli altri, perché un naufragio in mare è la morte per mare, è la morte più brutta che ci sia, e data dignità vanno recuperati narrativamente i corpi, o data degna sepoltura letteraria anche i corpi, e volevo fare questo. L'ho voluto fare sulla cattedrale per tutta una serie di motivi, uno per particolari miei legami di amore nei confronti dell'Albania, perché è una storia che ci riguarda in quanto pugliesi, in quanto rapporti tra i due paesi di fronte, perché è appunto una vicenda paradigmatica, e perché è una vicenda, e perché era una vicenda raccontabile, come dicono, una vicenda che a me ha segnato, non lo racconto nel libro, però insomma è un po' come dire un dietro le quinte, diciamo un backstage, una vicenda che mi ha segnato molto mentre, e che mi ha deciso, mi ha fatto decidere come scrivere il naufragio, era questo. Io prima collaboravo con l'Unità, prima di passare a collaborare col Fatto, quando c'era Concita De Gregorio come direttore, e Gio Maria Bellu, che poi ha scritto un altro bellissimo libro su un altro naufragio, I fantasmi di Porto Palo, come vice direttore. A un certo punto io intercettai una storia chiacchierando con Giuseppe Scelzi, che avevo conosciuto in altre occasioni, siamo diventati amici, e lui mi raccontò questa storia, un giorno che sono stato a trovarlo, assurda. No? Voi ricordate, poco prima del terremoto dell'Aquila, c'è stato un grosso naufragio dalle coste libiche in cui morirono 250 persone in una notte. Di quelle 250 persone non si è saputo letteralmente niente, cioè non solo perché noi poi ci siamo occupati unicamente del terremoto dell'Aquila, o comunque non ce ne sarebbe fregato niente, brutalmente, ma perché non si sa letteralmente niente di quel naufragio. Qualche mese dopo la DDA di Bari, che aveva sotto controllo l'utenza telefonica di un trafficante di prostitute in Italia, credo vivesse in Puglia, intercettano la conversazione tra questo e l'organizzatore del viaggio che era a Tripoli, e praticamente litigano. Qual è il motivo del litigio? Il fatto che il trafficante, si esprime proprio in questi termini, ho perso il carico, cioè in quella notte ho perso 30 donne che avevo già pagato, e ora tu me le devi risarcire. Come se fosse un termine di merce, no? Come verrebbe, no? Perso il carico di Macciolini, non è tu che ti sei preso il carico di fare leggere. La cosa assurda è che quello dice, per difendersi, questa è la cosa assurda, per difendersi dice,
ma che cavolo vuoi? E la conversazione viene in arabo, non è tradotta così, ovviamente c'è un termine più triviale, arabo, ma non so come si dica, però sostanzialmente dice, ma che cavolo vuoi? Guarda che quella notte non è andata a fondo una sola nave dei migliaia, ne sono andate a fondo due, e tutte e due c'erano 300 persone. Quindi in una notte sono morte 600 persone. Ora, 600 persone è un numero impressionante, cioè non so, è come se fosse un bombardamento aereo di una città, no? Allora, c'era questa cosa, e io ne parlai subito al giornale, no? Con Cita e con Giomaria Bello, e dirò, questa è una vicenda pazzesca, dobbiamo, certo facciamo le verifiche, però insomma c'è una procura che dice noi questa cosa l'abbiamo indagata, c'è una cosa, bisogna creare un caso. Scrissi un articolo, poi la De Gregorio lo mise in prima pagina, suscitò un po' di cose, ovviamente poi la cosa che successe nei giorni, nelle cose successive, di questa vicenda, e sono 600, cioè 600, che cosa pensano anche un po' ingenuamente, che se ci sono 600 morti, probabilmente ci sono 600 famiglie, cioè probabilmente si può capire che emerga qualcosa, no? Invece non emerse letteralmente niente, non emerse letteralmente niente in termini giudiziari, per il semplice fatto che ovviamente loro chiesero la rogatoria internazionale alla Libia, ma figuriamoci se la Libia, che da una parte ha firmato gli accordi con Berlusconi, ma dall'altra quelli per fare quel lavoro di trafficanti erano già arrivati al regime totalitario di Gheddafi, e quindi non se li giocava, e quindi ovviamente quella richiesta di rogatoria è stata un nulla di fatto. Ma è stato un nulla di fatto anche l'inchiesta parallela che provavamo a fare noi, cioè attraverso le, a parte sentire l'OIM, Amnesty International, senza dire qualcosa, ma con le comunità africane di Tripoli. Cioè, diciamo, sempre nel naufragio sono morti 50 ghanesi, e la comunità ghanese di Tripoli sa qualcosa? Sentimo, non io personalmente, ma altri, il vescovo di Tripoli, insomma, però di questa cosa non sa niente nessuno, no? Anche perché molti erano partiti dall'Africa subsahariana, per cui è vero, però diciamo c'è un ghanese che sta a Tripoli, non necessariamente conosce un ghanese che arriva due giorni prima e vuole partire e poi muore, no? Questa vicenda è profondamente toccato, perché voglio dire, se noi non riusciamo a ridare un volto, un nome, una strage di 300 morti, dobbiamo fare qualcos'altro. Allora, raccontare la Kateri Rades per me è stato veramente un voler raccontare almeno un racconto, una vicenda in cui si potesse raccogliere i volti, i corpi, le storie, i nomi. E mi interessava anche farlo su un naufragio di 14, ormai 15 anni fa, perché mi interessava, e credo che questa sia stata un'intuizione giusta, poi per come mi credo anche di avermi confermato dopo, cioè che cosa fa uno che sopravvive a un naufragio, no? Perché poi la cosa che ho capito scrivendo questo libro è che un naufragio è una storia tremenda per chi muore e per chi è disperso, ma una storia tremenda anche per chi rimane, cioè sia per i sopravvissuti, insomma molte delle persone sopravvissute letteralmente sono finite anche con storie tremende, non so, poi non so a raccontare per pudore delle persone, però sono finite letteralmente in manicomio, anche perché in Albania i manicomi esistono ancora, o sono vite distrutte, cioè rimani bloccato letteralmente lì, come rimangono bloccati letteralmente lì col dolore molte famiglie. Io, per dire, l'Albania oggi, questa storia è anche un modo per raccontare l'Albania di ieri, ma anche l'Albania di oggi, è un paese molto cambiato, è impressionante andare non solo Tirana, che è la capitale, ma anche girare per Valona, è davvero ormai molto più simile a una brutta copia di Taranto di Brindisi, con tutti i pregi e i difetti di essere una brutta copia di Taranto di Brindisi, che non la Beirut degli anni 90, no? E ho avuto molte volte la sensazione che quelle persone lì, tipo Gico Mukai, bloccate a quel dolore, fossero un rudere umano dell'Albania del 97, mentre intorno c'era uno sviluppo a volte distorto, cioè non sarei come dire drasticamente pasoliniano nel condannare lo sviluppo, perché poi comunque prima c'era la fame, una fame nera che non va osannata, però diciamo il capitalismo senza democrazia, come dicevano molti intellettuali albanesi impegnati che c'è ora, non è stata sicuramente una soluzione a quella cosa.
Quindi raccogliere i morti, raccogliere le storie vitali, scoprire una infinità di storie che poi si andavano intrecciando fra loro, la casualità dei viaggi, perché ho deciso poi di scrivere un romanzo, non lo dico, cioè perché sia tutto vero, no? Cioè no, perché quando io ho un romanzo che parola ostica, perché in Italia, soprattutto in Italia, quando uno dice romanzo dice allora stai inventando, allora c'è fiction, no, non c'è niente, questo libro è un tentativo di rigorosa, di rigore metodologico, in cui è tutto radicalmente vero, anche le cose che sembrano letterarie, però perché secondo me proprio per dare dignità umana alle persone bisognava rompere una certa gabbia o struttura giornalistica e dare una dimensione letteraria, cioè di incrocio dei piani, di costruzione di una dimensione corale, per capire anche il portato psicologico delle cose. Cioè a me una delle domande è perché uno parte, no? La domanda perché uno parte è una domanda complessa che noi tante volte riduciamo a dei bisogni animali primari, partono perché hanno fame. Partono perché hanno fame, a mio avviso, è un'espressione sottilmente, non solo sottilmente razzista. La cosa che mi ha impressionato è c'è nel libro, no? Cioè c'è nel libro nel senso, sembra quasi una cosa, c'è nel libro, no? Che mi ha impressionato, questo l'ho capito solo andando a Valona, perché nei dati ufficiali effettivamente sono morte 81 persone tra corpi trovati e corpi ancora dispersi e 30 avevano meno di 15 anni. Solo andando lì mi sono reso conto che c'erano molti preadolescenti di 13-14 anni che erano partiti da soli. Cioè perché da qui tu percepisci, sì, è vero, sono morti perché sono morti dei gruppi familiari numerosi. No, invece ho raccontato tante storie che ci sono dei gruppi. Cioè, che cosa ho raccontato? Ho raccontato che mi è capitato di incontrare dei genitori, ormai più di 50 anni, che ancora oggi si interrogano sul fatto perché mio figlio, 15 anni fa, è partito a 13-14 anni senza dirmi niente. E per me la domanda... che è una domanda quasi alla Dickens, cioè una domanda letteraria o una domanda religiosa, perché un bambino di 13-14 anni decide di partire da solo? È una domanda cruciale, e capisci che veramente non puoi dire per fame o per cercare un lavoro, no? E ci sono tante cose molto più complesse, il bisogno di avventura, il mito dell'Italia, il fratello, il cugino maggiore, che stava cioè. E quindi noi dobbiamo dare una dignità umana, chiedere, dare dignità umana vuol dire dare dignità di pienezza umana nel racconto di una vita. E io nel naufragio ho provato un po' ad articolare queste storie fra loro. E questo ovviamente si aveva a che fare, una storia mediterranea, perché è un paradigma di viaggio mediterraneo, di suoi movimenti. Ma è anche una storia italo-albanese che ci riporta, o pugliese albanese se volete, cioè che ci riporta a quello che è un rapporto strettissimo tra le sponde. Le frasi che c'erano nel filmato di prima, della storia di Pirro con cui inizio il libro, a me questa storia l'ho sentita, mi è capitata realmente di sentirla io, nel prima volta che sono andato già in Albania nel 93-94 con i campi della Caritas, che mio padre allora era il direttore della Caritas, secondo il piccolo Avero, di Otranto, con un impegno ad organizzare i campi, proprio nella zona di Valona. Valona è il distretto, è il circondario, il distretto. E la Caritas di Taranto fece dei campi nella zona proprio intorno al Viosa, che è il fiume che scorre a nord di Valona, che è un fiume storico molto importante perché poi insomma della seconda guerra noi che i greci chiamano Aos diventa Dios in Albania, che noi abbiamo chiamato durante la seconda guerra mondiale Oius, dove ci sono state importanti e anche tragiche battaglie nella guerra sul fronte greco-albanese. Bene, qual è la storia? Che io appena arrivato lì, tra l'altro poi anche in questo caso avendo origini di Taranto, avendo fatto il classico, le traduzioni sulla vita di Pirro, cioè si sono sprecate insomma nel farlo. Allora, arrivo lì e ovviamente c'è le cose, non dici dove vieni, no? Ovviamente là parlavano e parlano tutti italiano, no? In una maniera che definirei anche lì molto più complessa del semplice vedono drive-in le partite dell'Inter, no? E aneddoto, l'ultima volta che sono stato in Albania,
no, perché soprattutto a Valona è impressionante come tutto è, quindi i canali sintonizzati, credo li becchi nell'analogico, sono Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, la 7, e poi cominciano i loro canali, no? Per cui c'è, ma non è solo un problema di guardare la partita dell'Inter o Sanremo, che ora diceva mica il Bagnini, se dice no, devo tornare a casa per vedere Sanremo, ma... Però capisci che quello che per noi è il massimo del conservatorismo, per altri può essere il massimo. No, però l'aneddoto qual era, da quello che sto dimungando, l'aneddoto era quello, una cosa buffissima, torno una sera in albergo a Bologna e vedo il padrone di il portiere dell'albergo che stava guardando porta a porta, anche mi dà le chiavi, mi chiede, come se fosse la domanda più importante, cioè, ma secondo lei... Secondo lei che cosa farà Casini? era completamente appassionato a che cosa avrebbe fatto il terzo polo, dove quale forma avrebbe informato. Ma questo per me è stata una rivelazione antropologica, in cui tu dici, stai tu a dire che il problema è il dito del Milan, del Ronaldo e la Juventus. No, è qualcosa anche lì di molto più complesso, che noi molte volte non siamo stati in grado di leggere. Quando andai nella Notaria Vecchia, nella parte di Albania, in questi villaggi che immaginate davvero come villaggi di un senso oggettivo, insomma, più africani che europei, c'è una fontana per un villaggio di 800 persone, fogne a cielo aperto, povertà, il pane nero, povertà estrema, non senza luce, con questa cosa che ovviamente in Europa occidentale si è persa, cioè la convivenza tra uomini e animali, no? Le oche, gli asini, il muro in casa, cioè queste cose che c'erano anche nei sassi di Matera, ma che lì c'erano. Cioè, credo che in alcune parti del nord dell'Albania ci siano tuttora, negli anni 90, cioè, è che la cosa che ovviamente colpì immediatamente Gianni Amelio quando fece il suo film L'America. Ma questi, come ricordo, parlando con molti di questi, c'erano Taranto, Pirro, perché tu non sai che... La cosa impressionante è che i primi albanesi, e questo qui lo racconto nella cosa che da qui parte il libro, che partirono verso la Puglia, quindi prima dell'agosto, già nel febbraio del 91, partirono proprio da quei villaggi. Cioè i primi che arrivarono, prima dell'agosto, dell'arrivo dell'allora, e prima anche dell'arrivo della nave, però non mi ricordo il nome, arrivo a Brindisi, perché nel marzo arrivò una nave con 5.000 persone a bordo. Sì, fu la prima, in realtà il primo, come dire, esodo della grande nave, non fu l'Aurora, come ricordiamo, non fu questa di Brindisi. Ma prima ancora, arrivarono i primissimi albanesi con le zattere, cioè costruirono con le zattere, con le... Sì, e partirono da lì, cioè partirono dal fiume Viosa, da quei villaggi Coro, Delenche, De Visufo. Questi qua, stiamo parlando del febbraio del 91, un paese che usciva da una dittatura cambogiana e nell'ultimo decennio letteralmente cambogiana, cioè per dire la ferrovia al confine con la Jugoslavia si interrompeva, non si poteva uscire, non si poteva entrare, insomma la paranoia di Ender Hoxha e dei suoi villaggi ha creato una roba, come sapete, isolata al mondo, ma anche isolata allo stesso est, da cui questa mora di andare fuori. Insomma, questi qua partono verso l'ignoto, seguendo la leggenda di Pirro, perché dicono, è una storia assurda, cioè dicono Pirro quando andò in soccorso di Taranto, da dove sei tu, no? Cioè come se io conoscessi mio nonno, conoscessi dove sei tu, misero le navi in direzione del fiume, della foce del Viosa, e furono trascinati verso... Cioè, così abbiamo fatto noi? Cioè, però la cosa che ho provato a pensare, cioè ora tu dici, vabbè, sono 60 miglia, fai avanti e indietro, così, ma per questi qua che uscivano da un carcere a cielo aperto, potevano essere 50 miglia o 3 milioni di miglia, comunque si puntavano verso l'ignoto, nel mare che conosciamo, con una zattera fatta di assi di legno e di cose, con la forza della leggenda di Pirro. E questo era il paradigma più forte dell'utopia, del sogno, dell'intreccio tra passato, cioè una leggenda che viene da 23 secoli prima e che diventa, che è leggenda orale, cioè questa, non è che l'hanno letta in un libro, una roba che si un po' come quei neomerici, no? Che si stramandano dei Balcani oralmente. La cosa bella, che non c'è nel libro perché è venuta dopo, che facendo la presentazione del libro a Taranto è venuto un professore di latino ebreo del mio liceo, molto bravo, ha detto: ma tu forse non lo sai, ma nelle vite parallele Plutarco, quando fa la vita di Pirro, racconta esattamente questo.
questa cosa. Dice, perché? E la racconto una maniera, è 30, però l'ho detto, questo mi deve assolutamente fare la fotocopia, sono andato a casa sua il giorno dopo, mi sono fotocopiato la cosa e l'ho letta tornando a Roma. Ed è impressionante, no, vorrei raccontarla perché si capisce cosa dice lo storico Plutarco e cosa dice l'elaborazione del mito. Plutarco dice che Pirro ovviamente va in soccorso di Taranto per combattere contro Roma, perché i tarantini vogliono combattere Roma, Pirro vuole estendersi in Italia e quindi arriva con soldati ed elefanti e poi vincerà grazie agli elefanti la prima battaglia. Che cosa succede? Partono, non dice che partono dal Biosa, dice partono e cercano di circumnavigare il capo di Leuca, ora non mi ricordo per il nome dei greci che davano a partire il punto. Praticamente qual è il discorso? È che tutti quei arriva una tempesta e metà della flotta viene dispersa in mare aperto o addirittura portata verso l'Egitto. Gli unici che si salvano e che arrivano, e fra l'altro sono tutti elefanti, più di un uomini, sono quelli che si sono tenuti sulla strada, sulla linea verso, che andava verso Brindisi, da cui secondo me nei secoli si è elaborata questa cosa dell'intenzionalità della corrente. E ovviamente probabilmente ha avuto anche nell'arco. Allora questa storia ce ne potrebbero essere, questa mi sembra direi in assoluto più potente, ma ce ne potrebbero essere altre per dire, no, per testimoniare poi che cos'è la miseria, no, di 15 anni di politica di respingimento nei confronti di 23 secoli di una leggenda del genere, perché poi veramente la profondità storica molte volte ci fa vedere anche quella che è la miseria presente. E in questo voglio dire due cose. Se un vettore è stato questo, i volti, la dignità delle storie umane, il rapporto con l'Italia e l'Albania, l'Albania ieri e oggi, la dimensione corale, che cosa facevano ieri e che cosa fanno oggi i sopravvissuti, anche con storie incredibili, insomma, come dicevo, l'altra è quella del processo e dei processi, per come essi ci permettono di percepire che cos'è stata la macchina del respingimento politico in Italia. Allora la domanda che ponevo all'inizio è: ma perché uno arriva a teorizzare e a mettere in pratica la filatura di un cavo in alto mare per bloccare una carretta lì? Cioè, tu potevi anche farli sbarcare anche lì, si arrestarli tutti, ma perché creare questa cosa e perché pensare che questa cosa sia possibile? Sì, quindi scordare, cioè non è un problema, non si può dire. E quindi questo per me diventa il paradigma dell'Italia, cioè il paradigma di come funziona il potere in questo paese, perché poi se uno capisce che cosa è avvenuto leggendo il mio libro, ma come leggendo anche le sentenze o le carte processuali, come ha fatto il giudice Fanisi, ma come gli avvocati, cioè chiunque si è preso la briga di farlo, ma a me la cosa che impressiona è che questa vicenda, come altre vicende, non è stata fatta da un capitano particolarmente esagitato o da un sergente neonazista che esce dal film, no, quello di Full Metal Jacket, di Kubrick, no? No, è stata fatta, e me come altre cose nella storia di questo paese, da un pezzo enorme del nostro Stato Maggiore, no? Cioè, concretamente, quel pomeriggio il comando dell'ammiragliato di Taranto, il comando centrale di Roma, c'erano intorno a un tavolo a governare questo respingimento in alto mare almeno tre ammiragli di squadra, compreso l'ammiraglio Batteri a Taranto e l'ammiraglio Guarnieri a Roma, in un paese che ha 10 ammiragli di squadra. Un po' come la vicenda della Diaz, del pestaggio della squadra Diaz in Genova, vedeva la metà dei vertici della nostra polizia per decidere quello che è stato fatto. Allora, indipendentemente da quello che è l'esito processuale come accertamento della responsabilità individuale, perché poi di questo si tratta, oltre che di ricostruzione di una dinamica, c'è una domanda politica, morale, storica, umana, no? che ahimè poi come esito processuale fino a un certo punto emerge, cioè qual era e come ha funzionato la catena di comando quel pomeriggio, al di là di quello che è successo in mare e al di là del comandante della Sibilla, Fabrizio Laudadio, che è stato condannato, e non solo condannato, perché insomma, quando uno scrittore legge delle carte processuali, al di là di quegli anni di condanna o
la cosa omicidio colposo e naufragio colposo, emerge da dire quello che è il comportamento di quella persona in quei 15 minuti finali, ed è un comportamento che, al di là dell'aspetto giudiziario, uno qui è umanamente, politicamente, ma anche militarmente, giudica per quello che gli pare essere. Ma c'è una domanda, no? Che credo abbia interessato anche molto, soprattutto, innanzitutto, anche cronologicamente, in sezione prima, il PM Leonardo De Castris, cioè che è questa, no? Cioè chiunque ha conoscenza di come funzionano le cose in mare sa benissimo che un comandante ha un ridotto margine di manovra, cioè non è che fa quello che gli pare, quello che fa gli viene detto minuto per minuto dai comandi di terra. Questi comandi di terra, abbiamo detto, trattavano Roma di là di una struttura molto complicata di comando bicefalo, che non stiamo qui a raccontare perché ha fatto cervellare la bettela per molto tempo, però sostanzialmente si può dire, diciamo, che un pezzo enorme del nostro potere militare, del potere militare della nostra marina in quel caso, stava lì quel pomeriggio, a venerdì santo, intorno a dei tavoli con i disegnini, con le carte geografiche, a pensare che questa cosa fosse la cosa più importante da fare, di spingere questa cosa. Bene, la cosa grave è che a un certo punto Leonardo Leone De Castris ha un'idea, che è probabilmente un'idea logica, tutti, dice, e Albanisi dicono una cosa, la Maria dice un'altra, che cosa facciamo? Vediamo le bobine dei nastri delle comunicazioni, no? Ci sono state, chiediamole, facciamo sbobinare. Le bobine erano vuote. Ma non erano vuote nel senso che tu dici no, non sono state registrate, erano vuote nel senso che si interrompono tutte le piste sistematicamente alle 17, un'ora e mezza o un'ora e 40 prima del disastro, e ricominciano in maniera quasi, direi, da presa in giro, no? Due minuti dopo il naufragio, per testimoniare solerte operazioni di recupero dei corpi e di soccorso. Allora, questa roba qui, lo dico da scrittore, insomma, accanto al giudice Danisi, appunto, fisicamente, ma anche, come dire, professionalmente, cioè nel senso che credo che lo scrittore debba interagire con delle carte che danno dell'oggettività, ma anche un po' spazzolarle contro pelo. E ci dice molto, perché è una pagina che ricorda altri processi un po' neri della storia di questa Repubblica, neri nel senso noir, poi in alcuni casi sono stati anche neri in altro senso. E un'ultima cosa volevo dire, sì, quello che diceva Tanisi prima, c'è questa figura che è veramente una figura sciasciana, comandante Angelo Luca Fusco, ecco, scusate, il capitano Angelo Luca Fusco, che in quel momento ha un ruolo marginale nella sala operativa di Taranto, e che davvero in una maniera che sembra letteraria ma assolutamente concreto, perché è andata così, un giorno, cioè un giorno, pochi giorni dopo il naufragio, chiama De Castris e dice: ma guardi dottore, che non è andata come stanno dicendo, è andata in un altro modo, e racconta parte di quel flusso di ordini che invece non è stato accertato fisicamente, che in qualche modo permette una prima rottura del muro di gomma, benché non la ricostruzione in termini processuali della catena di comando. Però credo che appunto il compito di una riflessione civile su queste cose sia appunto quella di spazzolare quelle carte contro pelo e porsi delle domande, e porsi soprattutto una riflessione che a mio avviso non mi permetta, ma fa riflettere, cioè sul fatto che mentre appunto, come si diceva, Fusco sostanzialmente è rimasto lì, anzi lo è stato trasformato di cose le parti, tutti i militari che hanno avuto un ruolo più o meno attivo in questa vicenda sono stati promossi, e quindi per essere promossi abbiamo Guarnieri che diventa capo di Stato Maggiore, Venturoni che diventerà addirittura capo del Consiglio di Guerra della NATO durante la guerra in Iraq, eccetera, eccetera, eccetera. E c'è un'ultima cosa che credo, come leggere, dico solo questo, perché mi sembra che mi ha fatto una certa ora, come leggere le carte, come è importante secondo me leggere le carte processuali da scrittore o da giornalista e non da addetti ai lavori. C'è una parte probabilmente irrilevante ai fini processuali, ma secondo me rilevantissima ai fini umani e ai fini della indagine delle parole del potere, ed è questa. A un certo punto il PM Leonardo Leone De Castris fa all'ammiraglio Umberto Guarnieri, che poi diverrà capo di Stato Maggiore, ma che in quel momento era lì perché durante la vicenda della Cater era il comando
comandante in capo della, scusate, il comandante del comando in capo della squadra navale, cioè del Cinca. Del Cinca. E gli fa questa domanda: ma scusi, ma la domanda che farebbero tutti, ma voi avevate consapevolezza che c'erano donne e bambini? E lui la prima risposta che dà dice: sì, vabbè, ma ci sono sempre donne e bambini. Che è una risposta inquietante. Allora Leonardo De Cassi si incalza, dice: ma erano 60, lo sapevate già dalle 4:30 del pomeriggio? E lui risponde, e di tutto questo c'è traccia, uno perché lo sta dicendo, sia nella prima deposizione come testo, come non è un interrogatorio, perché quello che è la versione della, e sia quello dice in aula, e quello dicono altri, dice: no, ma gli uomini in mare, si riferisce sostanzialmente a chi era in quel momento sulla nave, dice, e poi noi che eravamo a terra, dice: no, gli uomini in mare hanno avuto questa cosa, dice: sì, è vero, ci sono donne e bambini, anzi no, dice, ci sono delle donne che stanno mostrando i bambini, e la prima connessione logica che fanno è: se ci sono delle donne che mostrano i bambini, sicuramente alle loro spalle ci sono degli uomini con i Kalashnikov pronti a sparare. Questa frase, cioè, dal punto di vista del passato logico, assolutamente folle e priva di senso, viene comunicata da uomini di una certa età che sono in mare a quelli di un'età ancora più avanzata che sono a terra, che sono al comando, e anziché mandarli a quel paese la prendono per buona e dicono assolutamente così. E non solo la prendono per buona, ma la vanno a dire in aula come se fosse la cosa più naturale dei fatti. Allora, questa cosa qui, no? Perché cosa vuol dire come leggere le carte in filigrano, spazzolare? Cioè, per me è al di là di quello che è l'esito processuale, è una pagina inquietante, ma veritiera, di che cosa sono dei tipi linguistici, dei processi mentali, cioè il linguaggio oggettivamente del potere, perché stiamo parlando di una parte del potere militare, qui per certi versi anche politico militare. Che diventa uno sfondo che fa cultura, che poi non ci dobbiamo meravigliare se succedono certe cose in Cile o se poi vengono fatti in certi modi i respingimenti a sud di Lampedusa della Libia. Un'ultima riflessione in questo periodo. Questa vicenda, secondo me, ci deve far riflettere su una cosa, cioè l'assenza in questo paese da molto tempo ormai di una seria, lungimirante, illuminata politica del Mediterraneo. Cioè c'è una profonda similitudine tra quello che è avvenuto nel 97 e quello che è avvenuto nel 2011, non solo perché, per dire, Maroni ha detto le stesse cose, è stato fino a qualche mese fa ministro degli interni, per quanto ora fa l'opposizione, come se fosse sempre l'opposizione, non solo lui ha detto esattamente, si è espresso nelle medesime termini, con le medesime parole con cui si espresse allora Irene Vivetti, cioè li buttiamo, facciamo un blocco navale, fermiamoli l'invasione, eccetera, eccetera. Ma c'è un'altra similitudine, cioè nel momento in cui succede una guerra civile, che poi diciamo una sono rivolte, rivoluzioni che del genere di guerra civile sull'altra sponda del Mediterraneo, e tra parentesi succedono in nostre ex colonie, come la Daniela Libia, e quindi questo, al di là del passato coloniale, qualcosa dovrebbe farci riflettere. Noi, anziché essere sponda democratica, altra riva democratica su ciò che avviene dall'altra parte, riduciamo la nostra percezione collettiva unicamente al pericolo dell'invasione. Cioè c'è una totale riduzione, non solo del nostro ruolo mediterraneo, che non vuol dire interpretare una politica di potenza, ma essere semplicemente sponda democratica rispetto a dei fatti che succedono davanti a te, elaborando la politica del Mediterraneo. Invece l'unica cosa che riesce ad elaborare è la politica, la paura dell'invasione, che genera una politica securitaria di corto raggio, e poi non devi cambiarti o dannarti l'anima se sa così interviene a suo modo con i suoi interessi, decidendo di fare quello che fa, ma tu che cosa hai fatto? Hai solamente fatto riducendo questa cosa. Questa riflessione sul Mediterraneo e sull'essere corporale del Mediterraneo, accanto a quello che abbiamo detto le volte, le cose di indagine delle lingue e dei linguaggi, credo che sia una delle cose che si tengono insieme, e che questo intreccio bisogna un po' continuare a riflettere, perché quello che ci ha detto quest'ultimo anno, ma credo che nei prossimi anni, è che queste vicende non sono affatto isolate, ma sono appunto dei
degli esempi che tendono a riprodursi. Grazie. Grazie. Alessandro Leogrande, chiudiamo come abbiamo iniziato, due battute soltanto per dire la fine della Cateradas. La Cateradas è oggi un monumento sul molo di Otranto. Ecco, due ultime parole. Il molo di Otranto, avevamo disposto la demolizione, dico questo, poi mi fu fatta richiesta di questa cosa, io autorizzai lo spostamento e quindi poi fu fatto. Voglio vedere la Cater un'ultima volta prima che venga portata a Otranto. Per questo sono giunto a Brindisi. Parcheggio la macchina lungo la costa, accanto a quella dei pescatori, e mi avvicino al relitto. Nel largo spiazzo circostante non c'è nessuno. In lontananza una coppia di ragazzi passeggia tenendosi per mano. Un uomo in canottiera arranca su una bicicletta lungo una stradina. Due pescatori tendono le loro canne verso oriente. La calura è insopportabile. Fra non molto, penso, la macchia marrone non ci sarà più. Come un'araba fenice rispunterà altrove sotto altre vesti. Ma i monumenti, penso ancora una volta, come dopo la mia prima visita del relitto, rimangono sepolcri imbiancati, contenitori vuoti se non vengono irrorati di storie, di ricordi, di rabbia e di redenzione. Rimangono vuote strutture se la memoria non interagisce rendendoli luoghi vivi. Il ricordo di quanto accaduto il pomeriggio del Venerdì Santo del 1997, mentre sull'altro lato del canale d'Otranto infuriava la guerra civile, non può prescindere dalle parole. Dalle parole pronunciate in italiano, da quelle pronunciate in albanese, dai racconti elaborati al di qua e al di là del canale. Soprattutto non può fare a meno del racconto dei superstiti, del racconto degli anziani genitori e dei parenti incanutiti delle vittime, del racconto dei figli e dei figli dei figli, i quali, proprio come i vecchi dei villaggi polverosi a nord di Valona un tempo narravano le gesta di Pirro e dei suoi elefanti e di quell'incredibile viaggio sospinto da correnti miracolose, tramanderanno con la stessa intonazione e lo stesso fuoco negli occhi epopee e tragedie più recenti. Grazie, è davvero tutto, alla prossima iniziativa. Grazie.